arrivati anche oggi con i nostri dialoghi in diretta che di giovedì 9 luglio. Oggi clima qui a Varese caldo, caldino, non bollente, ma bollente sarà il tema che proveremo a trattare insieme tra i nostri ospiti. Il tema bollente perché ve lo diremo a brevissimo, non ci vuole molto comunque ad intuirlo. Parliamo di accesso al credito per le PMI, parliamo di pagamenti, parliamo di finance technology, fintech, e cerchiamo di indagare un tema non semplice, forse non sempre perfettamente conosciuto e comunque sempre in grande evoluzione, ma ce lo diranno in questo senso molto meglio i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi perché è davvero un ottimo parterre quello di oggi, che parte con Fabio Bolognini, economista, co-founder di Working Voice. Fabio, ben arrivato e grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo poi Andrea Bianchi, direttore di Confidisistema. Andrea, grazie di essere qui. Grazie, buongiorno. E Bruno Panieri, che è direttore politiche economiche di Confartigianato e componente del consiglio di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI. Grazie di essere qui e ben arrivato. Buongiorno a tutti, ciao Sara. Allora, noi contiamo di fare una bella discussione partendo dai numeri come vuole la prassi quando si tratta di credito, quando si tratta di finanza. L'Osservatorio di Confartigianato Imprese nei giorni scorsi, devo dire che ha delineato con grande chiarezza, con grande lucidità il fenomeno. Vorrei potervelo riproporre in questo momento con un brevissimo video che vi manderei in onda e sul quale poi incominciamo a ragionare. Un secondo di pazienza e partiamo. Eccoci qui, siamo ritornati. Provo a sintetizzare proprio alcuni degli elementi che mi hanno veramente colpito in questa breve sintesi. Il 77,5% delle PMI ha fatto ricorso a uno o più strumenti per contrastare la crisi di liquidità. E poi su questo ragioneremo con Fabio Bolognini, ragioneremo con Panieri, ragioneremo anche con Bianchi. E poi un confronto con l'Europa che non sempre è positivo, in questo caso più 2% l'aumento di prestiti alle imprese in Italia e clamorosamente più 11,4% aumento prestiti alle imprese in Francia. Germania e Spagna sono un pochino più basse, ma sicuramente molto più alte dell'Italia. Bene, a fronte di questi dati, che ci daranno poi modo di ragionare nella nostra chiacchierata, incominciamo il nostro giro di domande. Bruno Panieri, iniziamo da te, se sei d'accordo, perché volevo chiederti come devono interagire oggi le imprese con il sistema bancario, perché è un tema che ci sta sempre particolarmente a cuore. E come devono interagire oggi le imprese, come si accede al sistema bancario? È una domanda che io vorrei poi, tra l'altro, splittare anche sugli altri due ospiti, perché mi sembra che un punto, tre punti di vista possono essere fondamentali su questo tema specifico. Bruno, cominciamo da te, dacci una mano, facci capire. Sì, grazie. Intanto partiamo da una considerazione, diciamo,
di carattere generale, che ci troviamo a parlare di questo tema in un contesto ovviamente molto difficile, perché i mesi che abbiamo attraversato, come dire, ci hanno segnato profondamente in termini di aggravamento di quelle che sono però purtroppo, e qui viene il dato dolente, le condizioni strutturali che sta attraversando il nostro paese nell'accesso al credito, soprattutto delle classi più piccole di imprese. E noi assistiamo ormai costantemente da diversi anni ad una diminuzione delle condizioni di accesso al credito, soprattutto per le imprese più piccole e per quel target di importo piccolo, quindi quelli che possiamo classificare come crediti di piccolo importo, assistiamo costantemente ad una flessione della disponibilità del canale bancario tradizionale a coprire questo tipo di operazioni. Adesso ragionare sulle cause lo faranno meglio di me appunto Andrea e Fabio, ma insomma le conosciamo ormai da tempo, dipendono da una ristrutturazione profonda del sistema bancario che si è allontanato dai territori, e dipendono dalla redditività che alcune operazioni garantiscono agli istituti finanziari, alle banche, che chiaramente sono costose finanziare una piccola impresa in condizione di accesso ad informazioni spesso difficili da reperire quando ci si allontana dalla prossimità, è diventato certamente più complicato e più costoso per le banche, e questo di fatto ha determinato una condizione particolarmente critica, che possiamo definire di credit crunch, senza infingimento. Sostanzialmente noi abbiamo assistito ormai da anni ad una chiusura consistente di rubinetti verso il mondo di riferimento di Confartigianato, il target micro e piccole imprese, il target credito di piccolo importo. Cosa fare quindi? La domanda tua è: che cosa possono fare le imprese per tornare ad avere un accesso alla finanza e per avere garantiti i canali di approvvigionamento finanziario che gli consentono poi di portare avanti le attività? Possono sicuramente intanto capire se il mondo offre strumenti alternativi, appunto, e di questo magari possiamo parlare. C'è una riflessione profonda che stiamo facendo all'interno del nostro sistema per capire, per esempio, lo strumento tradizionale che hanno utilizzato le associazioni nel rapporto con le imprese, che sono i Confidi, come possono rientrare in campo rigenerando la loro funzione, allargando il loro perimetro di attività. Ma sostanzialmente io sintetizzerei, per non farla troppo lunga, dicendoti: va ricostituito un canale di contatto di prossimità con le imprese, cioè c'è bisogno per il target micro e piccola impresa di qualcuno che sia in grado di intercettare la prossimità. Perché? Perché la prossimità è quel valore, quel canale attraverso il quale passano le informazioni che servono ad un soggetto finanziario per valutare il merito dell'impresa. E purtroppo, essendo venuti meno questi canali di prossimità nelle banche, essendo venuto meno anche ormai, diciamo, quello che era l'apporto al territorio dato dalle piccole banche, dalle banche di territorio, che sono sempre più attratte alle logiche delle grandi banche, è chiaro e evidente che manca di fatto un soggetto interlocutore con le imprese. Poi questo soggetto può avere diverse facce, si può chiamare anche fintech, chiaramente è un rapporto che è fatto di relazione fisica, ma può essere fatto anche di intermediazione attraverso piattaforme che mettono in contatto la domanda con l'offerta. Insomma, è un tema, credo, complesso ma anche affascinante per certi versi, e penso che insomma il sistema non potrà sottrarsi alla sfida di ritrovare un suo accesso alla finanza significativo, perché comunque appunto il mondo poi delle piccole e microimprese è quello che fa grossa parte dell'economia del paese. L'ultimo aspetto che tocco sono le politiche pubbliche. Un'attenzione delle politiche pubbliche a capire se può essere ricostituito un canale di intervento pubblico verso questo mondo è una domanda che dobbiamo farci necessariamente. Da più tempo si parla di banca pubblica, di banca degli investimenti, se ne sono dette tante, se ne sono fatte poche. Forse appunto mettere a punto e focalizzare un'idea che torni a rimettere al centro del mercato anche soggetti magari con una vocazione particolare verso il mondo delle micro e piccole imprese di natura pubblica potrebbe, a nostro modo di vedere, essere una delle soluzioni possibili. Però magari appunto sentiamo anche
l'opinione di Fabio e di Andrea, perché poi magari questo è un tema, è il tema centrale. Sara, Sara, credo che non devi sentiamo il microfono. No, non c'è audio, sì. No. Così mi sentite? Sì. Sì. Perfetto, sì. Ottimo. Quindi io direi, Fabio, ti è arrivata la palla, allora prima ancora che io ti chieda la domanda che avevo immaginato per te, il fulcro di tutto il ragionamento è quello del credito per le imprese. Dai una mano anche tu a capire che cosa si possa fare, che cosa possa magari cambiare anche sulla strada dell'accesso al credito. Cominciamo dalle constatazioni. Il sistema che in un'emergenza doveva portare dei fondi, della liquidità, dei crediti, è stato scelto essere quello bancario, era inevitabile, non ha funzionato benissimo. Cioè è nettamente in ritardo per una serie di ragioni, sia di tempistica che di quantità di credito erogato. Quindi bisogna poi andarsi a interrogare sul perché e il per come. Rispetto a quello che diceva Bruno, la prossimità è stata messa in discussione proprio durante il lockdown. Cioè, chi è capace di fare prossimità da distanza, come sono state dall'origine le società che appartengono al mondo fintech, è riuscito a lavorare probabilmente meglio rispetto a chi faceva un punto di forza della prossimità, ma poi di fatto non la esercitava nei modi, perché la prossimità, se è di andare a trovare un cliente, e noi sappiamo che le piccole imprese non ricevono tante visite da parte delle banche, allora è meglio una prossimità in cui se tu vieni chiamato al telefono rispondi. Insomma, io ho cercato di prendere degli appuntamenti con le banche in questo periodo, è stata una cosa impossibile, no? Proprio come privato, per fare delle cose che avrei potuto fare benissimo da casa. Colpo alla botte, la finanza alternativa nel suo complesso vale 4-5 miliardi di euro contro 650 miliardi alle ultime conte del sistema bancario. Quindi non è che possiamo illuderci di supplire, però negli ultimi 12 mesi il sistema bancario ha tolto 25 miliardi di ulteriore credito, è dal 2011 che li toglie, quindi anche negli ultimi 12 mesi sono stati tolti 25 miliardi in vari modi, soprattutto alle piccole imprese, per quello che diceva anche Bruno. Il sistema della finanza alternativa ne ha invece aggiunti due, raddoppiando i due che aveva messo. Quindi siamo in un contesto nel quale c'è un sistema che cala e un sistema che cresce. Chiaramente quello che cresce è molto piccolo, quindi va un po' incoraggiato anche in termini di dare una conoscenza. E nel contesto del lockdown, lasciamo perdere l'Italia, sta facendo molto bene negli Stati Uniti e in Inghilterra, cioè tutti gli operatori alternativi hanno contribuito a distribuire liquidità con le garanzie dello Stato molto più rapidamente del sistema bancario tradizionale. E mi fermo qua. Ti fermi e passiamo la parola ad Andrea, che chiude diciamo questo giro, e poi voi due avrete delle domande aggiuntive per concludere diciamo la prima parte della nostra trasmissione. Andrea, che succede? Cos'è questo Golgota che si definiva prima del credito alle piccole e medie imprese? Sì, beh, diciamo che come hanno anticipato i colleghi, noi dobbiamo ricordarci nel quadro dell'emergenza attuale che stiamo comunque dentro una tendenza che ormai ha quasi 10 anni di vita, quindi la fase di crisi coronavirus non fa che enfatizzare dinamiche su cui urge correre ai ripari da un po' di tempo, perché io credo che siamo arrivati al punto che questa è una delle ragioni strutturali che sta impedendo al nostro paese di crescere adeguatamente.
Detto ciò, magari se andiamo in crescendo, io terrei gli argomenti un pochino più di alta strategia e visione un po' più in fondo, e magari attaccherei con quello che abbiamo vissuto noi in questi mesi, che è un po' linkato anche alle dinamiche generali, e che in qualche modo riprende domanda, gli interventi. Insomma, qual è il ruolo oggi del Confidi, certo. Insomma, quale identità vi siete andati a ritagliare, insomma, in questo contesto post-emergenziale? Diciamo che noi abbiamo attraversato almeno tre fasi da quando alla fine di febbraio siamo entrati in questa situazione di crisi, caratterizzate da una circostanza, ovvero al fatto che per come era organizzata l'azienda noi siamo sempre stati operativi al 100%. Ovviamente con una riconversione da remoto anche dell'attività commerciale o di presidio dal territorio, e abbiamo fatto in qualche modo la fintech, perché se fintech vuol dire, come diceva Fabio, sono d'accordo, presidiare il territorio anche con modalità diverse da piazzarci delle filiali da cui poi non si esce mai, diciamo, noi ci siamo comportati così. Abbiamo nella primissima fase dovuto fare i conti con l'immobilismo più totale delle banche, per ragioni di natura strutturale, ovvero riconducibili, io, perdonatemi, generalizzo, non è così per tutti, però diciamo così, è stato così per tanti, per una sostanziale inadeguatezza digitale, tecnologica del sistema bancario, cioè pochi hanno il PC portatile e lo smartphone in dotazione, quindi se non vai in filiale non lavori, quindi lo smart working è inattuabile in assenza di un minimo di dotazioni infrastrutturali, che si è coniugata un po' alle regole del distanziamento, per cui la coda in filiale. Quindi noi fin da subito abbiamo assunto un atteggiamento di forte supporto alle imprese, perché è nella nostra natura, ma ci siamo scontrati contro l'impossibilità di chiudere il cerchio e quindi di associare in tempi celeri alla prestazione di garanzie l'erogazione di un prestito. Quindi ci siamo tuffati nella fase 2, che è stata quella di farli noi i prestiti, perché come si dice, se la montagna non va da Maometto, è Maometto che va dalla montagna. Quindi noi abbiamo nel mese di aprile deliberato di stanziare un plafond di 35 milioni di euro a supporto delle imprese, a particolare supporto dei tagli più piccoli, e quindi nel mese di aprile siamo riusciti a supplire in qualche modo, aprile, maggio, insomma, a supplire a una parte dei fabbisogni che le imprese avevano e che facevano fatica a trovare soddisfatti da parte delle banche. In un quadro tale per cui le prime versioni dei decreti in qualche modo ci sbarravano un po' anche la strada, per essere onesti, perché in qualche modo lo Stato ha deciso di mettersi in campo prepotentemente come garante, utilizzando come unico canale le banche. Noi in qualche modo, prendendo atto di questa situazione, abbiamo deciso di essere un canale, un veicolo anche di trasmissione delle garanzie pubbliche, prestando i soldi. Quindi la fase 2 l'abbiamo vissuta facendo, per la verità, poche garanzie e tanti prestiti. Siamo entrati nella fase 3, che è la fase in qualche modo che stiamo vivendo oggi, dove poi l'evoluzione del quadro normativo ha, per la verità, ridato spazio alla garanzia privata, rendendola un po' più complementare e un po' meno concorrente di quella pubblica. E lasciatemi dire, in un paese che non brilla certo per finanza pubblica, che il pubblico si metta a fare la concorrenza al privato, con cui invece potrebbe collaborare, ma ha un po' dell'assurdo. Il recupero con la conversione dei decreti ha un po' riequilibrato questo quadro. Noi oggi stiamo facendo tantissima garanzia al 100%, anche al di fuori di quello che è l'intervento mediaticamente più spinto e su cui pare avesse più attenzione il governo, che era quello dei piccoli prestiti, prima di 25 e poi successivamente portati a 30.000. Noi oggi stiamo facendo tantissima garanzia su operazioni sopra i 30.000 euro, dove, senza annoiarvi con le dinamiche e le pieghe della normativa, possiamo in buona sostanza sempre garantire al 100%. Direi, prima di chiudere il primo slot, che nella primissima fase noi abbiamo avuto un atteggiamento veramente di supporto all'emergenza.
Quindi il tema è fateci avere qualche quattrino, perché qui si sono bloccate tutte le fonti di entrata e quindi ci siamo posizionati anche dal punto di vista del supporto alle imprese con diamo una risposta subito, non facciamo troppi ragionamenti. Ora siamo entrati invece in una fase dove il nostro ruolo linkato a quello delle associazioni diventa un po' più anche quello di supportare le imprese a strutturare dei ragionamenti di pianificazione finanziaria, perché gli interventi che da qui probabilmente alla fine dell'anno, nell'autunno caldo che un po' tutti ci aspettiamo di dover vivere, dovranno avere il pregio di essere utili a sostenere il flusso finanziario probabilmente di una buona parte anche del 2021. Quindi oggi alla sostanziale e concreto intervento di supporto finanziario noi stiamo cercando di associare sempre di più anche un'attività di supporto consulenziale per misurare bene le soluzioni che vengono richieste. Qui stiamo parlando di consulenze che sono molto importanti, sono fondamentali, e quasi quasi l'essere ad un livello così alto, Bolognini, che è quello della consulenza, fa quasi sorridere alla luce di poi di quella che è poi anche nei fatti un'altra realtà, che è questa. Leggo testualmente che la pubblica amministrazione italiana è la prima in Europa per debiti ai fornitori. E anche le grandi imprese, purtroppo, spesso gravano sulle piccole imprese con ritardi nei pagamenti, ritardi attribuibili a varie ragioni. Quindi, quanto può pesare questa situazione sulle PMI? Perché effettivamente poi chi paga il conto salatissimo e il conto completo sia della PA che dell'azienda privata è la piccola media impresa. E come possiamo superare questa situazione con una normativa che, a quel che ne sappiamo ad oggi, ha le armi spuntate? Bolognini, dacci una mano a capire. Devo attivare prima il tasto della diplomazia, perché questa cosa dei pagamenti mi fa uscire matto, no? Allora, una cosa che voglio dire, le associazioni, e mi riferisco soprattutto a Confindustria, si gettano sul problema additando la pubblica amministrazione. Tu stessa è il primo dato che hai citato. Ma la pubblica amministrazione, poco tanto, ha degli alibi per pagare male in ritardo. Cioè non, sono evidenti in questo momento, spesso i soldi non ci sono, alcune volte sono vincolati dai patti di stabilità. Chi non ha alibi invece sono le imprese, e su questo Confindustria, che aveva fatto anche un tentativo di moralizzazione, tace. Allora, che ci siano imprese che in Italia paghino a 120, a 150 giorni e lo reputino legittimo quando la direttiva comunitaria dice che non lo è, francamente è un mezzo scandalo che continua. E come tu stessa hai fatto vedere, come i dati Istat hanno fatto vedere, la prima cosa che hanno fatto, soprattutto le grandi imprese che sono certificate essere tra i cattivi pagatori, è stato quello di correre dai fornitori a rinegoziare i termini di pagamento. Anzi, non è vero, la verità è che l'hanno fatto apparentemente un 25%, che c'è un'altra quota che si è espressa in termini molto diversi, dicendo la prima cosa che io ho fatto è stato pagare i miei piccoli fornitori per aiutarli. Questo è il vissuto che noi stessi abbiamo visto sulla piattaforma che tratta crediti commerciali, in cui abbiamo visto una gran parte di pagamenti diciamo a scadenza con modesti ritardi. Però la statistica dice che chi paga lento sono le grandi imprese, chi paga con ritardi sui termini di fatturazione pattuita sono le grandi imprese, non sono le micro, non sono le piccole, ma sono le grandi. I giorni di ritardo sono notevoli. Tu mi dici ci sono armi spuntate, ma mica tanto. Ripeto, esiste una direttiva comunitaria, è stata adottata dall'Italia, ma con un sistema che, diciamo, consente oggi tra due imprese di negoziare i 120 giorni quando non sarebbero negoziabili, perché viene considerata una prassi di mercato e ovviamente il piccolo fornitore non si appella alla legge, perché sennò avrebbe perso definitivamente la sua fornitura. Aggiungo che la Commissione europea ha più volte e anche recentemente criticato
la situazione italiana, chiedendo di intervenire in maniera molto decisa, ma non sta succedendo niente. Ultima, sassolino delle scarpe che mi tolgo, nella gestione dei decreti, Cura Italia, liquidità, rilancio, è stato fatto un tentativo di inserire anche il factoring o la cessione dei crediti commerciali, che è quella che facciamo noi come piattaforma fintech. Allora, questo è stato fatto sapendo benissimo che stiamo parlando di miliardi, decine di miliardi di crediti che potrebbero essere smobilizzati, ma attenzione, è stato fatto solo prosolvendo, cioè non è stata accettata la garanzia sul prosoluto, che è quella che presuppone l'accettazione della cessione da parte del grande debitore. Allora, a me queste cose dicono che c'è un movimento, che e questa sarà la terza o la quarta volta che noi chiediamo di abolire il divieto di cessione in Italia, e ogni volta questo viene respinto, no? Evidentemente c'è un interesse superiore di una frangia di grandi imprese, di cui conosciamo anche bene nomi e cognomi, che non hanno intenzione di aiutare i loro piccoli fornitori. Il lockdown, paradossalmente, ha dimostrato che invece dovevano aiutarli, perché allora si è capito in questi tre mesi di chiusura, di crisi, oggi si parla di filiere, si è dimostrato che la gestione dei pagamenti ai fornitori, la tenuta della filiera, parliamo della grande operazione FCA, Fiat, ma anche negli altri casi, la tenuta della filiera, quindi pagare i piccoli fornitori, comprese le ditte individuali, la ricamatrice che ti fa il ricamino sui jeans che poi vai a vendere a 1500 euro in negozio, era importante anche per le grandi. Quindi adesso vediamo se il proseguio, cioè i prossimi mesi, in cui i fili sono stati molto tirati tra fornitori, ma anche lato cliente. Pensate a tutti gli esercenti dell'abbigliamento, della moda, che oggi hanno riaperto, ma certamente con un'economicità piuttosto poco equilibrata, e che vanno sostenuti. Pensate ai concessionari auto. Ecco, tutta questa lunga filiera di fornitura e di cessione sta ripensando al modo di vivere insieme il futuro. Quindi ottimisticamente io dico che forse da questa cosa brutta potrebbe nascere un qualcosa di positivo nei rapporti di fornitura, e quindi moralizzazione dei tempi di pagamento, riduzione, magari non subito ma più avanti. E su questo abbiamo parlato molto anche noi di Confartigianato, ci hai dato un assist fenomenale, Fabio, perché noi effettivamente sul pagamento dei fornitori come elemento di grande stabilità e di stabilizzazione delle filiere abbiamo parlato anche in un documento recentemente presentato dal nostro presidente, proprio come elemento imprescindibile per poter fare un'economia sana, per poter mantenere un'economia sana. Torno, resto ancora su, anzi scusatemi, torno su Panieri, perché volevo sapere, siccome se ne è parlato tantissimo, poi siamo stati corredati da una serie di conferenze stampa, dirette del Premier, eccetera, eccetera, volevo sapere però nel concreto, perché poi al di là delle parole per le imprese contano i fatti, che impatto ha avuto il decreto liquidità sulle piccole e medie imprese, perché forse le grandi ha avuto un impatto un po' diverso. Com'è andata? Aiutaci a capire, dacci magari un segnale positivo, non lo so, la speranza di avere... Com'è andata? Te la racconto, cercando di raccontare il bicchiere mezzo pieno, perché io credo che sia giusto, insomma, proviamoci, mettere in evidenza il fatto che comunque uno sforzo straordinario è stato messo in campo, e le misure che sono state adottate non si può dire che fossero misure a bassa intensità, soprattutto se si pensa appunto all'aver portato in alcune circostanze la garanzia dello Stato al 90%, al 100% addirittura per i crediti di più piccolo importo. Evidentemente lo sforzo, o almeno le intenzioni di sforzo, erano sicuramente e sono sicuramente da considerarsi positive. È chiaro che la ricaduta di fatto sul sistema ha messo a nudo
una fortissima debolezza strutturale del sistema. Lo diceva prima Andrea quando diceva i primi giorni noi non riuscivamo a parlare con nessuno nelle banche che potesse mettere a terra questi strumenti adottati legislativamente. Tenete conto che il Fondo Centrale di Garanzia è passato, ha avuto un incremento tra il 17 di marzo e il 6 luglio del 2532% della sua operatività, ovvero siamo passati da circa 40.000 domande a 800.000 domande. Voi cioè, immaginate chiaramente che questo crea necessariamente, obbligatoriamente, un imbuto di carattere infrastrutturale per poter essere gestito. E devo dire la verità, poi nonostante tutto, anche i tempi del fondo stesso poi alla fine sono stati tempi ragionevoli. Ci siamo trovati però di fronte ad un atteggiamento un po' strano del sistema bancario nell'approcciare a questi strumenti, soprattutto allo strumento della garanzia. Altro capitolo a sé sono i contributi a fondo perduto, che sono arrivati dopo e probabilmente anche qui con una scarsa capacità di intensità per andare a coprire tutte le situazioni, comprese quelle che ancora hanno un prolungamento dello stato di difficoltà di cui parlava Fabio Bolognini. Ma tornando al ragionamento, decreto liquidità e intervento del Fondo Centrale di Garanzia, sicuramente abbiamo scontato appunto una scarsa operatività delle banche nei giorni immediatamente successivi al lockdown, processi farraginosi, con atteggiamenti dilatori. Tu richiamavi in premessa i dati dell'osservatorio che ha messo in piedi Confartigianato sui propri operatori di sportello territoriale. Ci hanno segnalato da subito i nostri operatori sul territorio la situazione che ha descritto molto bene prima Andrea, ovvero la incapacità spesso di proprio fisica di parlare col sistema bancario perché si chiudesse il cerchio e si portassero a compimento le pratiche di finanziamento. E questo è appunto un dato strutturale, un sistema bancario diciamo non attrezzato a reggere l'impatto. Il secondo dato è che vorremmo poi capire che tipo di selezione il sistema bancario ha fatto, perché è innegabile, andando a verificare poi i dati del fondo, che il sistema bancario ha comunque esercitato, nonostante come dire, le dichiarazioni fatte in diverse circostanze da tutti gli organismi di governo, che i processi sarebbero stati, diciamo, scarsamente non valutativi, alla fine invece il sistema bancario altro che si è fatto selezione nell'andare a distribuire queste risorse attraverso la garanzia, con il sostegno della garanzia dello Stato. Se noi vediamo per esempio le classi di fatturato che stanno dentro al contenitore più ampio delle domande arrivate al fondo, vediamo che sostanzialmente le imprese che hanno maggiormente fatto ricorso alla garanzia al 100% sono imprese che hanno come fascia di fatturato tra i 100.000 e i 400.000 euro, il che significa evidentemente che le banche hanno selezionato la loro clientela e hanno veicolato queste risorse non a chi effettivamente ne aveva bisogno in emergenza, ma a chi evidentemente dava maggiori garanzie di restituzione. Chiaramente col solito metro che le banche utilizzano, che io definisco con lo specchietto del provvisore, cioè se tu non tenendo conto di una situazione contingente che ha fortemente deteriorato anche lo stato di merito di imprese sane fino al giorno prima del lockdown, e quindi da questo punto di vista appunto un'impalcatura di misure certamente ad alta intensità ha avuto una fortissima come dire, un fortissimo limite di ricadere a terra e di dare senso compiuto alle misure, chiaramente depotenziandole. Il senso di insoddisfazione che respiriamo è inutile negarcelo, possiamo descriverla nel modo migliore del mondo, ma insomma respiriamo quotidianamente un senso di insoddisfazione del sistema delle imprese verso il sistema del credito, e questo appunto deriva dalle cose che vi ho detto. Dobbiamo far tesoro di questa cosa, perché certamente certe cose vorremmo evitare di riviverle. Adesso, facendo riferimento appunto a ciò che si può fare online e ciò che si può fare dal vivo e ciò che può fluidificare i rapporti tra sistema finanziario e sistema delle imprese. Cioè, penso che sia sotto gli occhi di tutti in questo momento che si dialoga più facilmente con la banca attraverso un sito internet piuttosto che andando in una filiale in questi giorni. Questo è sicuro.
Io penso che ciascuno di noi abbia come cittadino sperimentato l'accesso ad uno sportello bancario che sembra di entrare in deserto, in aree deserte. E quindi evidentemente, insomma, quando parlavo di prossimità e quando parlavo di gestione della relazione, e questa può passare anche dalla tecnologia, l'importante è che ci si metta il valore aggiunto nella relazione, che la relazione non sia stupida, non sia una gestione di una procedura, ma sia una gestione di una relazione intelligente che acquisisca un dato di arricchimento delle informazioni dell'impresa verso il sistema, verso il finanziatore, chiunque esso sia. C'è da portare risparmio verso l'economia reale. Chi riesce a farlo con maggiore efficienza, si chiami banca, si chiami fintech, si chiami Confidi, credo che possa dare delle risposte valide in divenire. Io ti ringrazio perché in realtà tu hai offerto spunti a questa chiacchierata veramente a 360 gradi, perché più tardi arriveremo con Fabio a discutere anche di fintech, del ruolo che avrà. Adesso però volevo, sempre con Fabio, andare a considerare un dato che spesso viene trascurato, cioè la solidità finanziaria di un'azienda, che oramai viene considerata sempre più imprescindibile anche per affrontare tutti questi step che sono nel post-Covid fondamentali. Che occasione ci offre proprio questo periodo storico così forte, così impattante, per agire in questo senso all'interno della nostra azienda? Cioè, cosa possiamo fare, che stimoli ci arrivano, che messaggi anche ci arrivano per cambiare, eventualmente migliorare, performare meglio? Mi fai una domanda e a me viene da rispondere facendone due. Una, che cos'è la solidità finanziaria oggi, dopo tutto quello che è successo e che sta per succedere? Non dimentichiamo che il paese è ibernato dalla cassa integrazione, dalla impossibilità di licenziare, di fare provvedimenti esecutivi, di fare avviare sfratti. La seconda domanda è: chi è in grado di giudicarla questa solidità finanziaria? Tra coloro che devono farlo necessariamente, le banche, ma non solo, le assicurazioni del credito, i Confidi, il mondo della finanza alternativa. Provo a dare delle risposte. La solidità finanziaria oggi è necessariamente fatta di un breve termine e di un medio termine. Il breve, fatemelo dire, corrisponde esattamente alla definizione del codice della crisi, che è stato messo sul banco degli imputati da tanti, da troppi, anche tante associazioni, devo dire, perché se oggi avessimo imprese che sono compliant col codice della crisi, avremmo delle imprese con un revisore e un sistema di previsione dei flussi di cassa a 6 mesi, che è esattamente quello che serve in questo momento. Magari un po' più complesso da stabilire quanti insoluti avrai nel mese di giugno, luglio, agosto, però era quella la definizione, cioè potenziare le piccole imprese nella comprensione dei loro flussi di cassa con dei sistemi previsionali. Quindi, nel breve, la questione è chi riesce a mantenersi in equilibrio con la cassa per i prossimi 6-9 mesi. La domanda non è banale, perché io ho fatto tante simulazioni su tanti nominativi, anche di coloro che sono stati pubblicizzati come beneficiari di finanziamenti SACE, e ti dico che la risposta non è univoca. Cioè, io ho la sensazione che prende su un finanziamento oggi con la garanzia dello Stato all'80, al 90, al 100% a maggio, a giugno, possa significare avere dei problemi di liquidità a dicembre. Quindi a giugno sei pieno di cassa, devi depositarla nel conto corrente, e a maggio e a ottobre, novembre, dicembre, per effetto dei tuoi flussi di cassa, che su quello che abbiamo detto prima sono ritardati di 120 giorni, magari 150 giorni, quindi si traslano sul fine anno una serie di problematiche che potrebbero fare andare in cassa in liquidità negativa. E a quel punto, se hai già tirato il finanziamento, vuol dire che l'hai tirato troppo piccolo o te l'hanno concesso troppo piccolo. Andrea e Bruno, confermatemi se sto dicendo eresie, e a quel punto tu devi andare a cercare liquidità per il capitale circolante se vuoi andare avanti
no? A acquistare merce, a produrre e a fornire. La solvibilità, diciamo, la solidità finanziaria nel medio periodo, bella domanda, perché oggi dipende, questa che stiamo per affrontare è una crisi di domanda, ma guardate come sono cambiati le domande nei settori. Non parlo del turismo che ho appena letto che è crollato, io vi dico che l'abbigliamento è crollato e non si sta riprendendo, quindi c'è una crisi di domanda, c'è un problema di tenuta di tutta una serie di modelli di business e c'è una variazione nei comportamenti d'acquisto, banalmente che cosa e come andremo a comprarlo, e nei canali distributivi che rendono quasi tutti i settori difficilissimi da interpretare e con modifiche strutturali. Allora io mi domando dove sono le competenze, in banca soprattutto, nel sistema del credito, per capire come si evolve. Io, diciamo, ho scritto alcune cose sul settore della moda per spiegare quanto e come sta cambiando, no? Cioè, non verranno comprati i vestiti nelle boutique, è inutile che, cioè, andranno su canali diversi, si venderanno con esperienze completamente diverse e potrebbero vincere soggetti che oggi stanno crollando. Allora, usciamo dall'Italia, hanno fatto richiesta di concordato all'americana Gap, che è un nome che tutti quanti conosciamo, una catena di abbigliamento americana, e ieri Brooks Brothers, no? Vuol dire che questi business non reggono. Allora, anche quelli italiani verranno sottoposti a questo tipo di pressione, qualcuno emergerà vincente e qualcuno dovrà cambiare molto. Adesso ditemi quanto è facile capire la solidità finanziaria allo stato attuale, quello di oggi. E questo spiega perché poi tutti si rifugiano nella garanzia 90% o 100%, no? Perché la bravura di capire chi sono quelli solidi diventerà una professionalità o una consulenza, come dicevate prima, cioè il fatto di aiutare il piccolo imprenditore a fare delle cose e spiegarle al sistema della finanza e del credito. Ecco, qui cambierà tantissimo. E i più bravi vinceranno questa volta. Andrea Bianchi, diventa difficile cambiare leggermente argomento, ma non troppo, però aiutaci a capire quali sono i canali alternativi al sistema bancario e quali più adatti, insomma, alle piccole e medie imprese, perché poi insomma, il tema è anche quello. Certo. Magari la prendo un po' più larga perché il tema effettivamente ribadisco, credo sia un tema centrale per lo sviluppo del paese. Allora, comunque in qualche minuto, noi stiamo attraversando la terza grande crisi più o meno nell'ultimo decennio, 2008-2009 i mutui subprime, 2011-12 debito sovrano e ora coronavirus. Nel paese è successo che dalla prima crisi all'attuale le cosiddette attività finanziarie, i risparmi degli italiani, sono passati da 2.800 miliardi a 4.300 miliardi. Nello stesso periodo è esploso il debito pubblico e il credito alle imprese è passato da un picco di 1.100 a più o meno i 650 miliardi che forse ricordava prima Fabio. Allora, noi siamo in una situazione da cortocircuito, la finanza pubblica esplode e il risparmio, che per la verità, diciamo, non è clusterizzato rispetto a comprendere quali siano i grandi aggregati di detenzione del risparmio, non entra più in circolo nel paese che, per come si è sviluppato dagli anni 50 in poi, per la fisiologia della nostra economia reale, ha per lo più fatto ricorso alla finanza tramite banche che sono andate in crisi, che ora hanno anche su certe operazioni addirittura nemmeno più il problema del rischio, ma dell'economicità data da un costo operativo alto. Quindi noi abbiamo, io credo veramente, l'urgenza di fare di più al riguardo, perché oggi qualche piccola iniziativa è stata assunta. Fabio è un'iniziativa, noi siamo un'iniziativa e credo sempre di più come Confidi potremo, con le recenti definizioni normative che ci danno modo di fare di più sul credito diretto, possiamo diventare un canale di sbocco.
per le imprese un pochino più grandi ci sono i mini bond che stanno cominciando a essere emessi anche su tagli un po' più piccolini, però qua bisogna fare una correzione che è da misurare almeno in decine di miliardi. Non ci possiamo accontentare come paese di iniziative che pur ci sono, ma sono insufficienti a compensare questo venir meno di credito che è misurabile in 300 miliardi. Ora, qui ci sono tre grandi temi. Credo un lavoro che si possa fare, che chiama in casa tanti soggetti, il pubblico, ma tanto anche il privato. Allora, noi dobbiamo avvicinare percezione di rischio da parte degli investitori verso un mondo di economia che è fatto di PMI, tantissime delle quali sono piccolissime, e associare a una percezione di rischio un po' più adeguata un profilo di costo di questo rischio che in qualche modo vi sia intonato. Quindi noi abbiamo bisogno di mettere in mezzo conoscenza per avvicinare risparmio e economia reale, che piaccia e no, piaccia o no, in Italia è fatta come è fatta, quindi poi uno può anche decidere che sia giusto fare la selezione darwiniana della specie, però intanto l'Italia è così e sarà così per 10, 15 o 20 anni, perché i processi di cambiamento sono processi che, se vengono intrapresi rispetto alla fisiologia di un'economia, comunque si sviluppano nel lungo termine. Noi non possiamo in qualche modo aspettare che si disegni diversamente il sistema delle imprese in Italia per intervenire. Io credo la possibilità di farlo, c'è la possibilità di farlo in qualche modo usando anche diversamente rispetto a quanto ci sia fatto sino ad ora la risorsa pubblica, cioè lo Stato potrebbe giocare un ruolo per attenuare la percezione di rischio degli investitori e portare quattrini su canali diversi dal sistema bancario nell'economia reale, però c'è tantissimo bisogno e ricorre, diciamo, la consulenza, ricorre la circostanza che quando si parla di credito non è solo questione di soldi, è questione anche di diciamo fare attività di pianificazione e di controllo, se anche. Esatto, nel giusto modo, perché la costruzione di soluzioni finanziarie che possano essere percepite in qualche modo come percorribili da parte degli investitori, e c'è di mezzo la tutela del risparmio, diventano molto più compatibili se chi aggrega i fabbisogni finanziari delle imprese è in grado anche di offrire una garanzia, non tanto in senso stretto dal punto di vista finanziario, ma credo soprattutto dal punto di vista di una capacità di selezionare e aiutare le imprese a costruire piani in qualche modo che possano apparire come piani che nel medio termine possano tenere l'azienda in equilibrio. C'è tantissimo da fare. Io credo che il nostro mondo, cioè il mondo associativo con in mezzo i Confidi, che sono un po' il braccio operativo rispetto alle questioni finanziarie, oggi possa giocarsi l'opportunità di ritagliarsi un ruolo importante con l'obiettivo di fare di più da questo punto di vista. Oggi ci sono iniziative nel paese, qualcosa è tirabile per le PMI, io credo sia troppo poco però rispetto a quello che è successo nel paese nel tempo, e sia troppo poco probabilmente osservando, provando a fare lo sforzo di guardare in prospettiva, dove io non immagino francamente sullo stretto un cambio di atteggiamento del sistema bancario nei confronti dell'economia reale. Credo che la garanzia al 100% sparirà dalla scena nel 2021, se non da gennaio, però probabilmente sparirà dalla scena nel corso del 2021, e quindi che si fa se non si comincia a ragionare un pochino oltre l'emergenza con l'obiettivo di costruire canali che siano veramente accessibili però per tanti, non più elitari, non più caratterizzati da capacità finanziarie contenute, ma significativi. Volendo, le risorse ci sono. La settimana scorsa la Banca Centrale Europea ha distribuito 1.300 miliardi di provvista a tasso negativo al sistema bancario europeo, 200 miliardi in Italia. Cioè il sistema bancario viene pagato più o meno un punto e 50 per prendersi 200 miliardi, e poi vedremo come li ribalterà nell'economia reale. Io dico, nel nostro paese, che è una, come giustamente hai sottolineato tu nella tua apertura e nel video, le dinamiche italiane sono italiane, in Francia, in Germania, negli altri paesi sta succedendo il contrario.
prima le banche non c'erano, ora le banche ci sono. Noi dobbiamo costruire nel nostro paese qualcosa di diverso, perché se omologhiamo la programmazione finanziaria per questo paese a quello che succede negli altri, probabilmente, siccome le dinamiche sono opposte, non riusciamo a centrare gli obiettivi. Dal momento che non mancano risorse finanziarie sul versante pubblico, sia italiano che comunitario, c'è abbondanza di risparmio in Italia, si tratta di mettersi seriamente a lavorare per un tentativo di combinazione di queste ricchezze, perché io credo nessuna società, nessuna economia, se non è adeguatamente liquida o, senza tirare un ballo alla storia, se comincia a orientare un po' di più la propria prospettiva di benessere al rendimento piuttosto che alla produzione, possa avere grandi prospettive. Questo ce lo insegna la storia e la sensazione che il paese sta però andando in quella direzione. Il risparmio sta lì, non viene, i consumi sono drenati, però purtroppo anche il coraggio di investire nel paese è un po', sta venendo meno. E vi fermo un secondo, perché intanto ringrazio tutti coloro che sono collegati, che per essere un giovedì alle 12 devo dire grazie molte, siete tanti, evidentemente il tema è caldo. Volevo ricordarvi che è possibile fare domande ai nostri ospiti in qualsiasi momento, loro possono vedere, io sicuramente posso vedere, posso far vedere a loro anche in diretta ciò che è il vostro punto di vista e la riflessione che fate. Volevo leggere a Fabio Bolognini una riflessione che arriva da Mauro Colombo, che è il direttore generale di Confartigianato Varese, che è molto interessante. Fabio Bolognini ha ragione, qualche caso di solidarietà di filiera fra grande e piccola impresa c'è stata nel periodo di lockdown, riconoscendo la rilevanza produttiva di ognuno. Ma nella maggior parte dei casi i piccoli fornitori, non solo sui pagamenti, sono considerati non partner, ma un costo di produzione da ottimizzare. Come si risolve la cosa? Vincolando per legge le opzioni contrattuali possibili, obbligando la trasparenza nei rapporti di fornitura con la fattura elettronica, introducendo i termini di pagamento, con una generale e diffusa assunzione di responsabilità, cioè il rating dei cattivi pagatori. L'ho letto perché era un tema che si infilava molto bene all'interno del ragionamento che stava facendo prima Fabio. Abbiamo poi anche ancora delle riflessioni che leggeremo dopo. Torniamo a Bolognini per chiederti una cosa importante, cioè ne parlavamo prima, parlavamo di questo fintech, che ruolo si è ritagliato e si può ritagliare in questo particolare momento storico? La velocità del finanziamento in questo momento può fare la differenza rispetto ad altri momenti storici anche di più, oppure no? Il fintech di questi mesi mi è sembrato essere un po', sai, l'ultimo cucciolotto della nidiata che cercava di arrivare alla ciotola dove c'era il cibo. Allora, è stato completamente ignorato nella fase dei primi due decreti e faticosamente poi nell'implementazione dei decreti, nelle norme applicative, è riuscito con fatica a rientrare. Nel frattempo, chi faceva attività, perché il fintech, scusatemi, è un mondo molto, molto vasto, comprende il mondo dei pagamenti, comprende il mondo, del rating, qualcuno ci aggiungono anche quello assicurativo, ma c'è una parte di fintech che si occupa di fare prestiti, prevalentemente alle piccole e medie imprese, o nella forma diretta di finanziamento o nella forma indiretta di smobilizzo di crediti commerciali, come fa la mia società. Allora, il fintech si è trovato a dire: ma ci siamo anche noi, dateci da fare, perché guardate che noi stiamo ricevendo un sacco di domande. Ci sono società che hanno dichiarato e messo in evidenza il fatto che nel mese di marzo le domande gli sono triplicate, perché c'era la corsa alla liquidità e tutti quanti cercavano di arrivare più rapidamente al rubinetto dove scendeva l'acqua. Il fintech aveva il vantaggio di essere nativamente digitale, l'ho detto, lo ridico, per cui aveva le persone a casa e gestiva i processi sulle loro piattaforme informatiche come se non ci fosse nessuna differenza, e per di più
facendo gli straordinari, cioè la gente poi a casa ha finito per lavorare di più di quanto lavorava in ufficio. Quindi ha dimostrato di avere quelle caratteristiche. La velocità, i tempi di risposta, la gestione di piccoli operatori, perché non dimentichiamolo, il fintech è nato per smontare un modo di fare banca, a nostro avviso fatto male, con i tubi complicati e storti, e applicarlo su logiche informatiche diverse, presentando un modo diverso di fare la banca verso le piccole imprese, che ha attecchito, perché sono ancora vive le società, come dicevo, crescono abbastanza rapidamente, anche nei prestiti personali. Ma nel mondo della piccola e media impresa si è cercato di cambiare il modello di servizio, farne uno più semplice, più trasparente, più veloce. Si badi bene che questa cosa sembrerebbe aver convinto anche qualche vecchio bancario o banchiere, a me sembrano più bancari importanti che non banchieri, ma Corrado Passera si è fatto una banca digitale e adesso anche Roberto Nicastro ha raccolto dei soldi per farne un'altra. Quindi non è solo un'idea del 25enne, a parte che diciamo, io e i miei soci siamo piuttosto stagionati, è un'idea concreta, perché vediamo che oggi c'è una domanda che non è assistita da un'offerta sufficientemente chiara, a basso costo. Quindi ecco perché il fintech funziona: non ha costi, non ha sportelli, non ha l'hardware che ha impallato le banche. Noi abbiamo i server di Amazon, paghiamo un affitto mensile e i nostri software girano su questi server, che sono con un backup sicuramente più solido. E qual è il lato oscuro del fintech, però, da questo punto di vista? Non dimentichiamolo mai. Mentre la banca, lo ha detto Andrea poco fa, si reca in banca centrale e porta a casa dei soldi almeno 1,50, il fintech vive di soldi che vengono immessi nel circuito da investitori istituzionali. Quindi o diventa banca, e allora rientra, ma con una modalità nuova, appunto come quella scelta dagli ex banchieri, o altrimenti, fin tanto che resta dipendente dai fondi di investitori istituzionali, stiamo parlando di investitori istituzionali che, diciamo, amano la piccola impresa solo nella misura in cui li fa ottenere dei rendimenti elevati. Questi rendimenti elevati, se ci ragioniamo un secondo in termini concreti e assoluti, allora, se lo Stato italiano esce col BTP Futura e paga a un risparmiatore l'1,50, l'1,30, voi mi dite cosa deve pagare una piccola impresa per avere soldi? Certamente non il 2% o il 3% che alcune banche gli fanno pagare. Stiamo parlando di 5, 6, 7%, che guarda caso è il prezzo che spuntano le imprese che vanno a finanziarsi sul mercato obbligazionario con i mini bond. Quindi c'è anche un problema di pricing applicato male dalle banche, che poi hanno il conto economico che piange, rispetto alle aspettative di un mondo che è più razionale. L'investitore dice: io mi assumo in questo momento un rischio elevato e quindi ti chiedo, impresa, di pagarmi in maniera tale che io poi, fondo pensione olandese, possa dare il rendimento del 2% ai miei sottoscrittori. Questo è il giro su cui si è costruito il fintech. Quindi o si snatura e diventa banca per andare a prendere quei fondi all'1,5, o altrimenti nella legge rischio rendimento finanzia a tassi che sono il 5, il 6, il 7%, ma non sono drammatici, sono i tassi con cui vivono le imprese negli Stati Uniti, in Inghilterra, magari un po' meno in Francia, e che si pagano nella misura in cui ci sono dei progetti di crescita, di aggregazione, tutto quello che vogliamo, e non di galleggiamento, dove a quel punto, se tu hai un, diciamo, un margine lordo del 6%, fatichi poi a sostenere gli oneri finanziari al 10% o al 9%. Ecco, quindi il fintech è veloce, si è dimostrato molto efficiente, e si è dimostrato in condizione di erogare molto rapidamente, ma attenzione, oggi cerca le garanzie tanto quanto le cercano le banche. Solo adesso io vedo cominciare a rientrare nell'analisi dei rischi che si faceva prima del lockdown, e dal punto di vista, diciamo, della sua dinamica economica,
si trova al bivio se diventare banca o se, e questa è l'alternativa più probabile, rientrare, e questo sarebbe anche auspicabile, nell'alveo delle banche, che a questo punto si prendono degli operatori veloci, affidabili, trasparenti, gli affidano un pezzo del loro business e abbiamo il meglio di tutti i mondi, la velocità, la capacità di gestire il cliente. Per fare questo però il sistema bancario deve ripensare a cosa vuol dire tenere un cliente, perché avere un cliente, avere un conto corrente o una carta di credito non equivale ad avere una relazione col cliente. Nel momento in cui introduci al tuo interno degli operatori bravi, efficienti, monoprodotto magari, quello che fa i pagamenti, ci sono banche che ha fatto accordo con Satispay, banche che stanno discutendo accordi con altre fintech, no? Nel momento in cui tu introduci un virus positivo all'interno della tua organizzazione, fai attenzione a gestire e difendere bene il cliente, perché sennò te lo portano via prima o poi. Quando io vedo le banche che fanno operazioni di marketing con i buoni di Amazon, mi domando se abbiano capito che Amazon potrebbe diventare, soprattutto sui privati, il concorrente numero uno della banca. Cioè non gli devi dare i dati nel momento che poi la PSD2 ti obbliga a darli e non ti consente ancora di riceverli. Ecco, il mondo sta cambiando molto rapidamente. Da questo punto di vista, la convergenza tra fintech e banche è nei fatti, accadrà. Come accadrà è tutto da scrivere. E lo scriveremo magari già fra un paio di settimane, che avremo una seconda puntata, che vi anticipo subito, sul mondo bancario, questa volta ospiti le banche, e quindi sarà, vi consiglio davvero di andare, di restare con noi il 23 di luglio per ascoltarci. Intanto volevo passare la parola ancora a Bruno Panieri per chiedergli quale impatto, quale direzione, insomma, quale obiettivo sta perseguendo il sistema Confartigianato, anche interagendo con il legislatore proprio nella direzione di dare anche un sollievo alla questione del credito per le piccole e medie imprese. Allora, partendo dagli interventi sul lato istituzionale, ma insomma qui c'è molto da fare sul piano anche organizzativo, quindi mettere in ballo l'organizzazione anche come sistema di accompagnamento dell'accesso alla finanza delle imprese, ma ci arrivo dopo. Prendo spunto dal messaggio in chat che vedo, che richiama l'indicazione del presidente Merletti, che ha chiesto l'istituzione, ha chiesto al governo l'istituzione di una banca a partecipazione pubblica per supportare piccole e piccolissime imprese sul modello della vecchia Artigiancassa. Lo dicevo prima, io ho sentito tantissime belle cose negli interventi che mi hanno preceduto, che mi piacerebbe riprendere, perché mi hanno poi fatto frullare nella testa tutta una serie di considerazioni. Però tornando invece a bomba ad un problema, appunto al problema strutturale di cui abbiamo discusso, non c'è dubbio che probabilmente in una situazione di fallimento di mercato, almeno come livello di primo intervento, l'intervento pubblico sarebbe, come dire, auspicabile. E peraltro è un intervento pubblico che noi ripudiamo spesso, ma che sostanzialmente in altri paesi europei c'è, perché insomma i tedeschi e i francesi, i loro soggetti a partecipazione pubblica che intervengono nella finanza verso le piccole imprese, ce li hanno, e ce li hanno senza scandalizzarsi. Ma perché? Perché evidentemente il sistema pubblico è in grado di andare ad ammortizzare quello che il sistema privato non riesce a gestire in termini di costo. Se le banche aumentano i costi e non vanno sul segmento dello small business e del credito di piccolo importo, evidentemente un soggetto che faccia sussidiarietà anche pubblica può non stonare e può starci bene. Quindi da questo punto, il problema poi è che cosa andiamo a costruire, e questo è un altro paio di maniche. Insomma, abbiamo la tendenza noi in Italia a pensare che quando si mette mano ad uno strumento pubblico generalmente si mette in piedi un carrozzone. Ecco, chiaramente non è quello a cui pensiamo quando facciamo la proposta che il presidente Merletti ha fatto. Quello a cui pensiamo è uno strumento che per esempio recuperi le competenze che la pubblica amministrazione aveva proprio magari con la vecchia Artigiancassa, ma anche con il vecchio medio credito centrale, di saper leggere un progetto d'impresa. Noi avevamo pezzi di pubblico che sapevano valutare un progetto d'impresa.
ai tempi appunto della vecchia artigiancassa. Questo pezzo di competenze nella pubblica amministrazione è andato perduto. Si cerca di recuperarlo da qualche parte, magari mettendolo dentro Invitalia piuttosto che dentro altri soggetti di emanazione pubblica, ma di fatto noi, una pubblica amministrazione che sappia valutare un progetto, difficilmente la riusciamo a trovare, anche a livello territoriale, a livello di amministrazioni regionali. E questa, questo punto di vista, invece, ricostituire delle competenze valutative in capo alla pubblica amministrazione probabilmente aiuterebbe ad attenuare quel rischio di cui parlava Andrea, che poi nel momento in cui lo abbassi faciliti l'incontro del risparmio con l'economia reale. Dopodiché credo che ci sia molto da fare anche per parte nostra. Le cose che sono state dette in precedenza ci fanno chiaramente capire che tutti gli ingredienti ormai ce l'abbiamo. Abbiamo la tecnologia, abbiamo più o meno capito che, diciamo, fare valutazioni di solidità finanziaria con gli strumenti che abbiamo utilizzato fino adesso non ci aiuta più, perché diciamo, abbiamo di fronte a noi delle prospettive talmente volatili che o mettiamo in campo delle capacità previsionali di tipo nuovo, oppure restiamo spiazzati rispetto ad una incapacità di valutare bene il rischio e di valutare bene la solidità finanziaria di un'impresa nella prospettiva. Abbiamo probabilmente anche capito che un modello tradizionale di incontro della domanda e dell'offerta di finanza non regge in termini di impatto reale, di costo nel sistema, e quindi insomma chi è agile, chi si muove velocemente ci insegna che riesce a guadagnare posizioni, c'è bisogno di fare un grossissimo investimento sulle nuove competenze che servono per supportare un modello nuovo. Da questo punto di vista noi come sistema associativo possiamo, credo, dirne tante. La prima che mi viene in mente, noi siamo organizzazioni che sui territori danno servizi alle imprese in genere a 360 gradi. Noi a qualche impresa conosciamo vita, morte e miracoli perché gli teniamo le contabilità, gli gestiamo le buste paga e tutte quelle cose che fanno in modo che le nostre imprese riescano a concentrarsi sul loro business e deleghino a noi quelle che chiamiamo le incombenze non prioritarie. Abbiamo tutte queste informazioni, non riusciamo a metterle a fattor comune per fare in modo che si riescano a utilizzare per leggere le prospettive di un'impresa. Quindi da questo punto di vista penso che ci potremmo mettere in gioco, ripensando un attimo la tecnologia al servizio delle informazioni di cui disponiamo per poterle in qualche modo mettere a disposizione del mercato e perché no, aiutando appunto anche chi opera nel mercato fintech ad avere una profilazione che in questo momento viene fatta in automatico dai motori di ricerca che vanno per la maggiore, dalle centrali rischio che vanno per la maggiore, e che potremmo invece costruire noi come sistema di informazioni che viene messo a disposizione di chi si vuole cimentare. Così come siamo ancora tra le strutture organizzative quelli che hanno più punti fisici di contatto con le imprese sul territorio. Noi abbiamo ancora gli sportelli, che non è un disvalore, perché non è un disvalore, perché attraverso questi sportelli noi riusciamo a gestire una relazione che non è fatta di bit, ma è ancora fatta di stretta di mano, di guardarsi negli occhi. Non è una visione retro, è una visione che vista in prospettiva può essere un supporto importante ai soggetti che invece questa visibilità sul territorio non ce l'hanno. La possiamo probabilmente costruire in modo diverso, e quindi, e chiudo, serve ancora il nostro funzionario credito che metta insieme i documenti e presenti la pratica in banca e accompagni l'imprenditore dal Confidi o in banca con tutti i documenti a posto, o serve qualcuno che prenda per mano l'impresa e cerchi di accompagnarla in un percorso di crescita anche di capacità finanziaria dell'impresa stessa, aiutandola a programmare, aiutandola ad affrontare appunto i flussi di cassa? E i nostri molto spesso il punto debole che hanno è proprio la cassa, cioè non è tanto l'idea o la prospettiva imprenditoriale, ma gestire i flussi di cassa, diciamo quanti sono esposti
inutilmente a terra. No, dicevo, la domanda sulle competenze, sulla consulenzialità nuova che sta emergendo, è quella a cui tu ti riferivi, no? È corretto, si va verso una consulenza più che un accompagnamento, è un elemento decisivo. Certo, e dopodiché chiaramente è un processo che va accompagnato da investimenti consulenziali, cioè bisogna chiaramente orientare diversamente il nostro sistema di servizi perché sia funzionale a tutta una serie di cose che stanno accadendo e che noi possiamo intercettare. Mi accodo a quello che diceva Bruno, per farvi notare, magari i meno frequentatori non l'hanno visto, ma quello che sta accadendo nel mondo fintech è l'accoppiamento tra i nuovi operatori fintech e degli operatori che si rivolgono con servizi alla piccola e media impresa. Guardate che sono entrati, noi abbiamo portato a un accordo e un'integrazione con CRIF Cribis. Cerved sta entrando, sono entrati operatori come Team System, cioè sono tutti fornitori o di finanza agevolata, sono tutti fornitori di servizi alle piccole e medie imprese che stanno allargando il campo di ciò che possono offrire partendo da un unico prodotto, ad esempio la fatturazione elettronica, e facendo alleanze commerciali, strategiche, con operatori fintech, perché tutti convergono sul piccolo imprenditore, il quale scappa a gambe levate quando sente parlare di costi, di consulenza, di revisori, ma quando si tratta di poi avere le garanzie di un Confidi, il finanziamento, l'anticipo, allora le antenne le alza rapidamente. Questa convergenza tra chi vuole fare consulenza e chi offre anche, come Andrea, come noi, della liquidità, del denaro, è la formula probabilmente vincente del prossimo futuro. Andrea, così? Credo sia sicuramente così. Bisogna mettersi nelle condizioni di poter investire per diventare compiutamente così. Io credo che il mondo della garanzia privata, nell'alveo di quello dell'associazionismo di impresa, abbia un'opportunità, però deve potersela giocare. Io immagino, diciamo, 4-5 punti su cui lavorare nel futuro prossimo, per dare un contributo significativo a che il nostro sistema economico sia un po' più fluido dal punto di vista finanziario. Anzitutto, la nostra categoria è cresciuta come un soggetto captive del mondo bancario. Noi storicamente staccavamo garanzie chieste dalla banca. È chiaro che non può più essere così. Bisogna che ci si riesca ad organizzare con una presenza diversa sul mercato, con un maggior tasso di protagonismo commerciale, con delle strategie commerciali autonome e indipendenti da quelle che il sistema bancario nelle sue diverse componenti applica. Noi abbiamo bisogno di definire in termini strutturali un livello di complementarietà con la garanzia pubblica. Credo che continueremo a fare garanzie. In questi anni ci siamo un po' sovrapposti con la garanzia del fondo di garanzia. L'ultima riforma pareva avere dato una raddrizzata alle cose, ora siamo dentro un quadro di emergenza, è saltato tutto, però dobbiamo risolvere, ed è un tema politico associativo, io credo, la questione della complementarietà col segmento pubblico. Noi dobbiamo aumentare il livello delle nostre partnership. In uno slogan, Confidi Sistema vuole diventare, in parte già lo è, un hub della finanza d'impresa, cioè un soggetto che è in grado di accompagnare l'azienda con diverse soluzioni finanziarie, non per forza sempre e solo con la banca. Questo vuol dire che le convergenze di cui parlava Fabio sono un tema su cui lavorare tanto per allacciare e abbracciare alleanze che siano poi utili per le nostre imprese di riferimento. Una quarta questione su cui credo noi siamo chiamati a fare un ragionamento serio anche rispetto a un'ultimissima novità dal punto di vista regolamentare è una presenza del nostro mondo molto più marcata sul piano della finanza diretta. Fino a qualche giorno fa noi avevamo una riserva di attività
che era il 20% del nostro volume di attività finanziaria, ora è stata elevata al 49%. Questo in termini di sistema può valere diversi miliardi, però ci si deve lavorare, perché poi c'è un tema di provvista e quindi di recupero delle risorse finanziarie per farlo di più. Questa cosa probabilmente potrebbe essere ancora più impattante se si sviluppasse in una logica di innovazione di prodotto. Io credo personalmente, anche un po' rispetto alla storia che ha caratterizzato noi, che queste 4-5 cose si possano fare molto meglio se il processo di consolidamento che ha caratterizzato una buona parte del sistema dei Confidi in Italia prosegue. Credo che noi abbiamo bisogno di strutture che fanno questo mestiere un po' più solide, che devono sempre tenere presente il territorio, però io francamente non credo che sia impossibile conciliare dimensione a un modello organizzativo territoriale. Molto onestamente la nostra storia dice esattamente il contrario. Noi 10 anni fa eravamo 30 società, oggi siamo diventati, in diversi colpi di operazioni straordinarie, una società. Francamente siamo molto più vicini al territorio di quanto non lo fossimo 10 anni fa. È una scelta strategica di modello organizzativo. Noi rimaniamo organizzazioni che, se saranno capaci di avere comunque una presenza forte sul territorio nell'ambito di una dimensione più significativa in alleanza con i sistemi associativi, sono convinto, in una logica diciamo di visione positiva, che si possa dare una grossa mano a fare quello di cui alla fine trasversalmente un po' a tutti gli interventi stiamo parlando stamattina, cioè portare in Italia più finanza nelle imprese, una finanza di qualità migliore, che inevitabilmente in Italia vuol dire aprire canali che integrino l'offerta di banca. La banca è ovvio che non sparisce, sarà sempre il canale prioritario e principale, però non può bastare quello, abbiamo bisogno di altro e c'è tanto lavoro da fare. Noi ci sentiamo chiamati in causa al riguardo. Bene, io avrei voluto fare, lo confesso, un'altra domanda a Bolognini, molto stimolante, ma il tempo a nostra disposizione è sfondato di ben 20 minuti e devo dire che, pur essendo sfondato di così tanto, il numero di persone che ci hanno seguito è rimasto invariato, assolutamente invariato, quindi segno che questo tema è di grande interesse e segno che a questo punto voi tre siete da considerare già invitati per una prossima puntata di riflessione. A questo punto direi, dopo le, chiamiamole, feste di agosto, non so se le aziende chiuderanno o non chiuderanno, ecco, sarà un agosto tutto da scoprire. Comunque direi, nel mese di settembre invitati tutti e tre con grandissimo piacere, spero di potervi riavere per magari tornare a discutere di queste tematiche. Io ringrazio davvero di cuore Fabio Bolognini, economista, co-founder di Working Voice. Grazie Fabio di essere stato con noi. Grazie Sara, grazie a voi. Andrea Bianchi, direttore di Confidi Sistema, davvero grazie dei tuoi spunti, dei tuoi suggerimenti. Grazie a voi. Bruno Panieri, direttore politiche economiche di Confartigianato e componente del consiglio di gestione del fondo di garanzia per le PMI, un grande amico, ci segue sempre, lo vediamo e oggi è stato preziosissimo davvero nell'aiutarci a capire queste tematiche. Grazie a voi. Noi vi aspettiamo settimana prossima, sempre di giovedì, parleremo del rischio di impresa, che è sempre un tema particolarmente sfidante in questo periodo. Tra due settimane, vi ricordo, ci saranno a confronto le banche e dopodiché andremo magari verso la pausa e la ripresa nella prossima stagione autunnale. Bene, vi ringrazio molto e buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci.